dialogo. Tra qualche istante cercheremo di capire come costruire il dialogo mantenendo ognuno le proprie specificità, ma intanto vediamo quali sono le notizie principali di questa settimana. A Giulia Nannini. Grazie Lorena, vediamo la prima notizia. Mettersi in ascolto della gente, coscienti che abbiamo sempre qualcosa da imparare, anche da coloro che sono lontani dalla fede e dalla Chiesa. È stato questo il suggerimento che Papa Francesco ha rivolto ai pastori nella catechesi durante l'udienza generale di mercoledì 12 novembre. Ascoltiamolo. Guai se un vescovo, un sacerdote o un diacono pensassero di sapere tutto, di avere sempre la risposta giusta per ogni cosa e di non avere bisogno di nessuno. Al contrario, la coscienza di essere lui per primo oggetto della misericordia e della compassione di Dio deve portare un ministro della Chiesa ad essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli altri. I vescovi italiani si sono riuniti ad Assisi per riflettere sulla vita e sulla formazione permanente dei sacerdoti. A conclusione dei lavori abbiamo intervistato il presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco. Abbiamo concluso l'Assemblea Generale dei Vescovi qui ad Assisi, sono stati giorni molto intensi e molto belli, di fraternità tra di noi, soprattutto perché abbiamo parlato dei nostri sacerdoti, che ci stanno moltissimo a cuore per la loro vita e per la loro formazione permanente. Abbiamo individuato nel vivere insieme vescovi e il proprio clero, e il clero, i sacerdoti tra di loro, come il luogo, il momento, il tempo decisivo per la nostra vita, dove ognuno può sostenere nella relazione vicendevole, nella fraternità, la propria vocazione e la propria missione pastorale. Per il prossimo convegno ecclesiale del 2015 il tema riguarda il vero umanesimo che soltanto in Gesù si rivela, perché come ricorda il Concilio, Cristo rivela il vero volto di Dio e anche il vero volto dell'uomo. La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 2 milioni e 300 mila euro per finanziare un'università cattolica che sorgerà nel Kurdistan iracheno, a Erbil. Un finanziamento questo che si aggiunge al milione già inviato alle diocesi caldee che hanno accolto i profughi. Vediamo il servizio. Una drammaticità che comunque ci ha suggerito di intervenire immediatamente per la costruzione di una università a Erbil. Perché? Perché tra i profughi ci sono tantissimi giovani, i quali evidentemente non trovano spazio nelle università del Kurdistan iracheno. Allora noi badiamo anche a questo elemento culturale, perché il futuro non si può costruire senza cultura. E tra l'altro è stato lanciato anche in tutta Italia la campagna di gemellaggi con le famiglie, con le parrocchie, con i sacerdoti del Kurdistan iracheno, che hanno seguito tutti le loro comunità assieme ai loro vescovi. Uscire, incontrare, donarsi. Ruota attorno a questi tre verbi il cammino verso il quarto convegno missionario nazionale che si terrà a Sacrofano dal 20 al 23 novembre per iniziativa dell'Ufficio Nazionale di Cooperazione Missionaria tra le Chiese. Il tema è suggestivo. Alzati e va a Ninive, la grande città dove il Vangelo si fa incontro. La fase preparatoria ha coinvolto 7 gruppi di destinatari i cui contributi saranno ripresi nei laboratori dell'evento. Per le comunità ecclesiastiche e occasioni di riscoperta della propria identità, oltre ogni stanchezza. E giovedì 20 novembre sarà presentata a Roma la 18ª edizione del Terzo Millennio Film Fest, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. La rassegna vuole suggerire allo spettatore un percorso tra quei film che si interrogano e confrontano su grandi temi, quali la fede, l'incontro e l'accoglienza. Ed infine vi segnaliamo il documentario promosso dalla Diocesi d'Assisi dal titolo Una mano sul volto, i momenti più belli della storica visita di Papa Francesco ad Assisi il 4 ottobre del 2013. Questa iniziativa pone l'accento su di un pellegrinaggio che è stato anche il segno di un pontificato, sulla tomba di un uomo che si è spogliato di se stesso e sull'esempio di Cristo ha amato tutti, specialmente i più poveri ed abbandonati. E il notiziario di oggi termina qui. A te Lorena.